Guarda questo quadro, Licia. Il titolo sembra davvero strano. Da dove viene secondo te? Mirko, ti vedo proprio distratto oggi. L'arte richiede attenzione ai dettagli. Cosa ha tra le mani il bambino? Una maschera, così come recita il titolo dell'opera. Gaetano Chierici, La maschera. Hai ragione, Licia. Non l'avevo proprio notato. Mi ero soffermato a guardare i tanti particolari di questa casa. Forse perché siamo abituati a vedere le nostre cucine e questa, che è tanto diversa, mi ha proprio colpito. Beh, in effetti hai ragione. Guarda la sedia impagliata al centro, per esempio, che attira subito l'attenzione di chi guarda il quadro. O anche la cassapanca che sta dietro, con quel bel portacandela dorato sopra. Quest'opera è piena di bellissimi dettagli. E poi tutti gli attrezzi da cucina, pentole in rame e in terracotta, una griglia, i mestoli e persino un ventaglio per il fuoco. Che attenzione! Guarda un po', Mirko! Anche la faccia del bambino non scherza in realtà. È molto curata in ogni particolare. Sembra quasi vero. Eh sì, si coglie bene l'aria da birichino. Chissà cosa avrà fatto, visto che la mamma sembra davvero arrabbiata. Sicuramente ha disobbedito a qualcosa che gli aveva detto di fare o non fare. Eh già, un po' come capita tante volte a noi, non è vero? Ti ricordi quando il nonno ci aveva detto di non prendere la macchina del tempo o quando la mamma ci dice di fare i compiti? Hai ragione, Licia. Dobbiamo ammettere che qualche volta anche noi siamo disobbedienti, quando invece faremmo bene a fidarci di chi ci insegna qualcosa. In effetti, l'obbedienza è proprio una questione di fiducia. Un po' come quella bimba, che nonostante la mamma sia tanto arrabbiata con il fratellino, continua a fidarsi di lei e cerca quasi la sua protezione. Che bello! Obbedire, quindi, significa fidarsi. E anche affidarsi a chi vuole davvero il nostro bene.